Gloria al nome tuo, Signore, alleluia. Benedetto tu sei, Signore. Mentre siamo in piedi, vogliamo aprire le nostre Bibbie al Salmo 27, leggeremo interamente questo Salmo. È un Salmo di Davide. Il Signore è la mia luce, la mia salvezza, di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita, di chi avrò paura? Quando i malvagi che mi sono avversari e nemici mi hanno assalito per divorarmi, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. Una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerco,
abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio. Poiché egli mi nasconderà nella sua tenda in giorno di sventura, mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora, mi porterà in alto sopra una roccia. E ora la mia testa si innalza sui miei nemici che mi circondano. Offrirò nella sua dimora sacrifici con gioia, canterò e salmeggerò al Signore. O Signore, ascolta la mia voce quando ti invoco, abbi pietà di me e rispondimi. Il mio cuore mi dice da parte tua, cercate il mio volto, io cerco il tuo volto, Signore. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Tu sei stato il mio aiuto, non lasciarmi e non abbandonarmi, o Dio della mia salvezza. Qualora mio padre e mia madre m'abbandonino, il Signore mi accoglierà. O Signore, insegnami la tua via, guidami per un sentiero diritto a causa dei miei nemici. Non darmi in balia dei miei nemici, perché sono sorti contro di me falsi testimoni, gente che respira violenza. Ah, se non avessi avuto fede di vedere la bontà del Signore sulla terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, il tuo cuore si rinfranchi. Sì, spera nel Signore. Amen. Potete stare comodi, fratelli e sorelle. Un salmo molto bello, vero? Questo salmo che nasce da un cuore che confida pienamente nel Signore. E voglio soffermarmi soprattutto sull'ultimo verso che abbiamo letto. Spera nel Signore, sii forte, il tuo cuore si rinfranchi. Poi di nuovo, sì, spera nel Signore. E credo che tutti quanti noi, mi riferisco ai credenti, coloro che hanno sperimentato la salvezza, sanno il valore di questo appello, di questo incoraggiamento, e lo sanno applicare anche nella propria vita. Ci sono dei momenti oscuri, bui, tenebrosi, ci sono dei momenti in cui davvero possiamo vedere questo accampamento di nemici, e parlo ovviamente di una condizione spirituale che si viene, che l'anima nostra viene a trovarsi durante il cammino, ma sappiamo che il Signore è sempre presente, lo possiamo sempre invocare ed egli è il nostro aiuto sempre pronto. E difatti il salmista Davide potrà dire: il Signore è la mia luce. Amen. Senza del Signore ci sono tenebre. Senza il Signore, senza la sua presenza nella nostra vita, noi saremo e rimarremo nel buio. Ma colui che ha il Signore nel proprio cuore potrà certamente convenire con queste parole che abbiamo letto: il Signore è la mia luce. E quindi si dirada dalla nostra mente, dal nostro cuore, quel velo che potrebbe insinuare il dubbio, le incertezze, le perplessità nel nostro cuore. Ma quando pienamente convinti noi ci esprimiamo nel dire il Signore è la mia luce, beh allora quando anche ci trovassimo nella valle dell'ombra della morte, sapremo anche che il Signore lì è con noi ed egli illumina il nostro percorso, il nostro sentiero. Egli è la mia salvezza, di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita, di chi avrò paura? Sono domande retoriche, la risposta è già conosciuta e spero che sia anche per noi conosciuta la risposta a queste domande. Di chi avrò paura? Di chi temerò? Se Dio è con me,
Qual è la prova o il problema o l'avversità o il combattimento spirituale che io sto affrontando che potrebbe lacerare il mio cuore al punto da incutermi paura, terrore, quella situazione? Se siamo in Cristo, ed è questo il punto chiave di questo messaggio, abbiamo questa necessità di fondare tutta la nostra speranza, tutta la nostra ricerca nel Signore. Da parte tua, io sento la tua voce che mi incoraggia, che mi dice: cerca il mio volto. Da chi sentiamo questo incoraggiamento? Da chi sentiamo questa voce che viene sussurrata al nostro cuore? Da dove viene? Non viene forse dall'Eterno che ci incoraggia davvero a riporre tutta la nostra fiducia nel Signore? Qualcuno potrebbe obiettare: ma fratello, a me sembra che la prova che sto attraversando sia più grande di me, io sono debole, io non riesco ad affrontare certe situazioni, mi trovo in una valle di lacrime. L'Apostolo Paolo dirà: quando sono debole, allora sono forte. Perché quando ci sentiamo deboli, allora noi iniziamo davvero a cercare il Signore con tutto il nostro cuore e iniziamo a riporre tutta la nostra fiducia nel nome di Cristo Gesù. E ancora l'Apostolo Paolo in 1 Timoteo 1,12 dirà, scrivendo a Timoteo: io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù. Alleluia. Non vogliamo ringraziarlo anche noi, fratelli e sorelle? Il Signore ci ha resi forti sul peccato, sulla tentazione, sui nostri nemici spirituali, perché Egli è con noi, Egli continua ad essere il baluardo della nostra vita, Egli è la nostra salvezza. Tante volte leggiamo questa espressione nei Salmi, ad esempio il Salmo 42, perché ti abbatti anima mia? Perché ti abbatti? Perché ti commuovi? Quante volte forse ci siamo ritrovati in questa condizione morale, ad essere abbattuti, scoraggiati, per diverse ragioni, per diversi motivi. E credo che ognuno, secondo le sue esperienze, la sua vita, anche per fasce di età, si trovi ad incontrare queste difficoltà che possano anche farlo sentire così con un animo abbattuto, scoraggiato, con un cuore pieno di amarezza. Ma questa domanda, vogliamo davvero continuare a fondare la nostra speranza nel Signore? Perché ti abbatti, anima mia, quando con noi c'è il Signore? Quando lo possiamo cercare con tutto il nostro cuore ed Egli è pronto e si lascerà trovare. Ci sono situazioni, credo che il credente si possa trovare in diverse situazioni, anche per motivo della fede, dove dobbiamo affrontare e subire anche delle ingiustizie. La parola di Dio ci incoraggia a sopportare anche le ingiustizie a motivo della nostra fede, della nostra testimonianza in Cristo Gesù. E ingiustizie davvero anche profonde che possono lacerare il nostro cuore. Quando anche mio padre e mia madre mi abbandonino, non è questa una delle più grandi ingiustizie che un giovane, un ragazzo o un uomo, una donna ha potuto soffrire, sperimentare nella sua vita? Il Signore mi accoglierà, perché il Signore è fedele, perché il Signore è buono. Non vogliamo, fratelli e sorelle, davvero lasciarci scoraggiare dalle insidie del nostro nemico. Viviamo in un mondo ingiusto e nella lettera ai Romani l'Apostolo Paolo chiarirà qual è l'atteggiamento di Dio verso l'empietà e l'ingiustizia che viene generata dall'empio, dagli empi. E sappiamo che noi ci ritroviamo in questo contesto. E Dio
Dio giudicherà ogni ingiustizia, ogni impietà. Ma ringraziato sia il Signore, perché il nostro cuore rimane fiducioso in Lui. Bellissima anche la storia che abbiamo ascoltato ieri da alcuni ragazzi della scuola domenicale, la storia di Giuseppe. Quante ne subì Giuseppe, quanti torti, quante ingiustizie. La cosa più bella, la cosa più grande e la cosa che rese forte Giuseppe fu quella di continuare a sperare nel Signore. E sapete, lo sperare nel Signore non è solo un atteggiamento sentimentale, un atteggiamento mentale rivolto al Signore. È un atteggiamento che si traduce in azioni concrete. Rimase fedele al Signore Giuseppe, rimase fedele al Signore nella casa di Potifar. Questo significa sperare nel Signore, essere sottomessi alla sua autorità, alla sua parola. Giuseppe rimase fiducioso nel Signore, anche lì quando nella prigione egli pensava che almeno coloro che aveva anche aiutato nell'interpretazione di quei sogni, col panettiere e col coppiere, ricevesse un supporto, un aiuto. Ma niente di fatto, rimase per 2 anni in prigione, continuò a sperare nel Signore. E anche quando incontrò i suoi parenti, tra virgolette, nemici, lo svendettero come schiavi, come schiavo, però nel loro cuore, prima di venderlo come schiavo, premeditarono di ucciderlo. Ditemi voi se tutte queste non sono gravi ingiustizie subite e perpetuate nel tempo. Ma Giuseppe rimase attaccato al Signore. Fondò la sua speranza sul Signore e alla fine comprese, egli stesso lo paleserà ai suoi fratelli, che tutto ciò era un piano di Dio, affinché egli stesso fosse salvato e fosse preservata la casa di suo padre. È incredibile questa storia. Ma credo che tutte le nostre storie siano incredibili, perché partiamo dal presupposto che nonostante noi non meritassimo nulla, il Signore ha usato la sua bontà, il suo amore, ci ha fatto misericordia, ha fatto grazia all'anima nostra. Io non so spiegarmi perché il Signore ha scelto me, ma so una cosa, che il Signore ha fatto grazia all'anima mia e per questo Egli è degno di tutta la mia fiducia. Egli è degno di tutta la mia devozione. Che bella certezza può esprimere il salmista in questo salmo. Posso trovarmi davanti un nemico schierato, un nemico numeroso. Beh, anche in quella situazione io non avrò paura. Posso trovarmi anche ad essere solo nella mia casa, nella mia famiglia, ad affrontare battaglie spirituali senza il supporto, l'aiuto, il conforto o di colui che dovrebbe essere vicino a me in questi momenti, perché io so che nonostante ci possa essere l'assenza dei parenti, dei familiari, degli amici, dei conoscenti, beh, non sarà assente il nostro Signore se lo cerchiamo con tutto il nostro cuore. E questo ci porta a riflettere, e voglio collegarmi un po' con la parabola del figliol prodigo, che quando anche ci fossero in noi delle colpe, spesso accade che gli uomini possano anche non perdonarci, possano respingerci. Ma se andiamo con tutto il cuore, con un cuore pentito, con un cuore ravveduto, il Signore è pronto ad accoglierci. E quindi l'invito è, per quanti si trovano lontani dal Signore,
per quanti si trovano ad affrontare un momento di estrema amarezza. Torna a Dio con tutto il tuo cuore, spera nel Signore, fai quei passi di fede che ti permetteranno di riscoprire quanto è grande, quanto è vasto l'amore di Dio nei tuoi confronti. Egli che ti conosce perfettamente, sa tutto dei tuoi misfatti, delle tue iniquità, dei tuoi peccati. Egli è colui che non ti respingerà mai, perché è il tuo Dio, l'Iddio che ti ama, l'Iddio che ha mandato il suo unigenito figlio a morire sulla croce. Spera nel Signore. E come Chiesa del Signore vogliamo continuare a sperare in Dio. Io credo che più giorni passano e più ci rendiamo conto degli avvenimenti, delle situazioni che viviamo giorno per giorno, che il ritorno del Signore è davvero vicino. Ci state riflettendo, fratelli e sorelle? I segni sono così evidenti che dovrebbero portarci, spingerci a cercare il Signore con tutto il nostro cuore. Davvero c'è bisogno di recuperare il tempo, fratelli e sorelle, di lasciare le cose per la quale ci dedichiamo e che sono effimere ed hanno un valore effimero, per dedicarci alle cose che invece sono eterne. E vogliamo dire: Signore, aiutami a sperare in Te. Il Tuo ritorno è vicino. Il Signore ha preparato un luogo glorioso, meraviglioso per tutti quanti noi. Un luogo eterno, dove lì non ci saranno più nemici, non ci sarà l'ombra dei nemici, dove lì non ci sarà la morte, il cordoglio, la sofferenza, le lacrime, il dolore. E c'è una cosa straordinaria che dice la parola di Dio, se la leggiamo in Apocalisse, che non avremo più bisogno del sole, della luce, perché Dio stesso sarà con noi ed Egli sarà la nostra luce in eterno. E io credo che quel luogo sarà splendente, più risplendente di un sole di mezzogiorno in una giornata di agosto. Il Signore è colui che risplende in tutta la sua maestà, in tutta la sua bellezza. E dove risplende la luce del Signore, il male, le tenebre fuggiranno. La luce è più forte delle tenebre. La luce è qualcosa di meraviglioso. È in una condizione di grande tenebre, dove le tenebre sono davvero fitte. E credo che noi ci siamo trovati, prima di accettare Gesù nel nostro cuore, in questa terribile situazione. Quando, pensando al nostro destino dopo la morte, ci rendevamo conto che c'era del peccato, c'erano delle colpe che non erano state ancora espiate. Per qualcuno come me, forse si appoggiava sul fatto: beh, io ho fatto la scuola domenicale, so tante cose della Bibbia, e faccio parte di una famiglia di credenti. Tutte le domeniche vado al culto, e non solo la domenica, anche in mezzo alla settimana. Però non avevo accettato Gesù nella mia vita, nel mio cuore, come personale salvatore. Non l'avevo cercato con tutto il mio cuore. La parola di Dio in questo Salmo ci incoraggia a cercare il volto del Signore, ad avere un contatto ravvicinato, a non dipendere e a non far dipendere la nostra fede dagli altri. Non appoggiarci sugli altri, perché il nostro incontro personale, appunto, deve essere personale con il Signore, per poter sperimentare la sua grazia, la sua salvezza. E questa mattina vogliamo cogliere questa occasione. Avviciniamoci al Golgota, alla croce. Lì Gesù è morto per i miei peccati, per le mie iniquità. E lì posso trovare la mia salvezza. E lì posso fondare la mia speranza. E questa speranza non sarà mai tradita e mai delusa. Sii forte
il tuo cuore si rinfranchi. C'è un avversario che ci scoraggerà, c'è un avversario che ci dirà: guarda, tu sei un essere estremamente debole, il tuo peccato è talmente grande che non potrà essere espiato. O qualcun altro ci suggerirà che la nostra battaglia è troppo grande per noi, il nemico è troppo forte per noi. Ma ricordiamoci che il Signore è il baluardo della nostra vita, che il Signore è la nostra salvezza, che il Signore è la nostra luce. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli e sorelle? Dirà l'apostolo Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 8, verso 31: che diremo dunque a riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Chi sarà contro di noi? Chi sarà contro di te? Caro giovane, caro amico, cara amica, fratello, sorella, chi sarà contro di te? La chiave di questo messaggio è proprio questa. Facciamo di Dio davvero il baluardo della nostra vita. Facciamo del Signore l'oggetto della nostra speranza. E chiediamo al Signore che Egli possa diventare vera luce nei nostri cuori. Alleluia. Benedetto tu sei, Signore. Alleluia. Gloria al tuo nome. Signore, non possiamo fare a meno di te. Alleluia, gloria al tuo nome. Non possiamo fare a meno della tua parola. Non possiamo fare a meno di essere vicini a te, Signore, per poter udire la tua parola, Signore, la tua voce. Il mio cuore lo sente, Signore. Sente questa voce. Cercate il mio volto. Alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Benedetto tu sei, Signore. Aiutaci, Signore, ad avere fede nella tua parola. Aiutaci, Signore, a cercarti con tutto il cuore. Aiutaci, Signore, a fondare la nostra speranza sulla tua benedetta parola. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Tu sei il Santo, l'Iddio onnipotente, il vivente. Alleluia, gloria al tuo nome. Tu non ci abbandoni, tu non ci lasci orfani, tu non ci lasci soli, oh Signore. Alleluia, gloria al tuo nome. Tu rinfranchi le nostre ossa stanche, tu ci dai il riposo nel momento della stanchezza, tu ci dai nuovo vigore, nuove forze, un nuovo entusiasmo per poterti onorare e servire. Alleluia. Benedetto sia il tuo nome, Signore. Alleluia, alleluia. Gloria al tuo nome. Urra sica la mantratassia. Glorioso Re, glorioso Signore, tu sei il baluardo della nostra vita. Tu sei la nostra forte rocca, la rocca inespugnabile, alleluia. Con te siamo al sicuro nelle tue dimore. Alleluia, gloria a te, Gesù. Grazie, Signore.